Ed eccoci qui su Rete 8, pronti ogni giorno con delle nuove ricette ed insieme al nostro chef Antonio Di Giovacchino continuiamo a fare il tour delle regioni italiane. Nello specifico, Antonio, oggi dove ci porti? Jennifer, oggi andiamo in Lombardia. In Lombardia! Siamo milanesi, una bella milanese, una bella regione, i piatti, un bel risotto alla milanese, un ossobuco, insomma, piatti belli sostanziosi, buoni. Abbiamo oggi in particolare andremo a fare un piatto della Valtellina, dei pizzoccheri, lo facciamo con la cipolla rossa e dei broccoli. Piatto semplicissimo, buono. Proprio piatto da fine inverno. Regionale, proprio fine inverno, diciamo. Sì, sì, beh, ormai ci siamo. I broccoletti, la cipollina rossa ce l'abbiamo sempre. Sì. Pizzoccheri, abbiamo preso dei pizzoccheri già pronti. E comunque, per chi belli vorrebbe fare i pizzoccheri, ricetta semplicissima. La farina di grano saraceno, 400 grammi di grano saraceno e 100 grammi di farina alla zero. E acqua. Quindi semplicemente acqua, non è una pasta grano, uova, saraceno, sì, grano saraceno, farina zero in uguali metti proporzioni, un po' di sale, giusto? E come? No, uguali no, proporzioni, no. La farina 400 grammi e 100 grammi. Ah, 400 e 100, quindi 400 di grano saraceno, 100. Prevale la farina di grano saraceno, infatti e è molto 100 scura. Grammi, infatti è scura. E poi si fanno praticamente una sfoglietta così e si tagliano, vengono delle tagliatelle, tipo tagliatelle un po' più corte, molto okay, molto più corte. Si assomigliano vagamente ai nostri maltagliati, quelli che utilizziamo per fare pasta e fagioli, però sì, un po' più larghi, un po' più... Sì. Comunque questo volendo formato, possiamo farli. Questa è la pasta un po' più, diciamo, che rappresenta... La Lombardia, quella regione, zona lì. Sì. Ok. Allora, l'acqua bolle, la prima cosa che andremo a fare noi, metteremo un po' di sale. Sì. Quindi ricetta veramente semplice, essenziale, quasi essenziale. Banale, dico, però, è tipica, di gusto, però tipico è tipica, e di gusto. Certo. Sì, sì, è noi quello che dobbiamo fare. Assolutamente sì. Andremo anche a vedere delle ricette un po' più complesse, un po' più lunghe, diciamo un po' più impegnative anche di tempo. Beh, cercheremo questo di conoscere... Anche con il tempo cercheremo di conoscere un po' più. Ecco, è bello, le ricette devono essere anche... ti dà la possibilità di, se hai poco tempo, le è fai vero, un primo piatto, con un quarto d'ora riesci a fare un primo piatto. Se hai più tempo da dedicare alla cucina, un'ora, due ore, ti metti due ore e fai un piatto un po' più complesso. E così facciamo anche noi. Benissimo, chef, benissimo. Allora, andremo a mettere subito questo broccolo a sbollentare. Nel frattempo ci tagliamo la nostra cipolla finemente ecco qua, un goccino d'olio in una padella che poi ecco si riesce veramente a conoscere secondo me la storia e si riescono anche a scoprire le bellezze di una regione soprattutto attraverso la cucina. Noi lo facciamo quotidianamente con il nostro Abruzzo, con i piatti abruzzesi, ma ultimamente siamo andati anche un po' fuori, vi abbiamo presentato la cucina cinese, piccole pillole, la cucina giapponese. Con Antonio stiamo facendo le regioni d'Italia, il bello della cucina è proprio questo, che ci fa viaggiare e scoprire nuovi posti e ce li fa scoprire nella loro autenticità. Quindi cipolla, dobbiamo mettere tanta cipolla. Ecco qua, sì, sì, e questa con la cipolla diciamo che abbiamo detto che pochi ingredienti, però quei due ingredienti sono primari, ben presenti. Certo. Anche qua mettiamo un goccino. Quindi facciamo soffriggere la cipolla con un pezzichino di sale tagliato sottilmente. Poi tagliato sottile. Facciamo bollire i nostri broccoli. I broccoli. E immagino che poi andremo a cuocere i pizzoccheri nella stessa acqua di cottura. I pizzoccheri insieme praticamente. Insieme. Insieme. Vedi? Allora. No. Sì,
sentiamo praticamente un andiamo quarto a toccare d'ora, i gambi. Tendiamo i gambi, che i gambi sono quelli che vanno, diciamo, che ci mettono un po' più di tempo. A metà cottura dei broccoli andremo a mettere i nostri pizzoccheri nella stessa acqua e facciamo continuare la cottura per una decina di minuti di pizzoccheri e i broccoli. Comunque stavo pensando, Antonio, che è anche un piatto molto, diciamo, molto sano, perché comunque non ci sono grassi. È anche un piatto vegano. Vegano, se vogliamo sì, essere sì, Antonio sì, che vero, fa un piatto vero, vegano. Vabbè, in piatti, diciamo, poveri, molti ci stanno piatti vegani, anche da noi, anche nella nostra cucina. Beh, io lo dico sempre, zucca e fagioli, ad esempio, che è uno dei miei piatti preferiti, o la misticanza con i fagioli, o comunque, diciamo, quei piatti che non presentano carni all'interno, e ne sono diversi, sono soprattutto piatti un po' che riportano la tradizione contadina, ai tempi anche un po' della povertà, dove comunque non c'era la possibilità di mangiare carne quotidianamente. Biete e patate, esatto. Perze e patate, sono piatti che però gustosissimi, sono buonissimi, che praticamente sono vegani, però... Però sono buoni, assolutamente. Poi io sono una grande appassionata di verdure, quindi a me, io preferisco sempre la verdura alla carne. Poi se ci sono tutte e due ancora meglio. Ancora meglio. C'è il detto abruzzese che dice: ma vuoi le salsicce o vuoi l'uovo? E la risposta la sai qual è, Antonio? Buone salsicce e uovo. Assolutamente. E questa sì. La storia praticamente è così, è che una volta si chiamava chi ti faceva le scarpe, lo chiamava a casa tua, lo chiamava a farti le scarpe, il sarto. E allora una volta in una casa andò un sarto e gli disse: cosa vuoi da mangiare? Gli disse il padrone: le salsicce o le uova? E lui rispose: buone salsicce e uova. È bellissima, bellissima, veramente bella. E io poi, quando ero bambina, mi avevano insegnato questa cosa, e quando la nonna mi faceva questa domanda io rispondevo perché? E a te ti piace tutto e due. Esatto, non sapevo scegliere. Ecco, una volta la salsiccia, la cipolla rossa si è appassita. Che bella. Vediamo i pizzoccheri se sono pronti. Mi piatto veramente anche un piatto abbastanza express, perché è veramente facile, veloce, cioè quando abbiamo poco tempo. Ripeto, è una ricetta proprio perfetta da fare all'ultimo momento. Ebbene, i nostri pizzoccheri sono cotti, Antonio, allora, vero? Jennifer, i pizzoccheri sono cotti, come è cotto anche il broccoletto, adesso è arrivato a cottura ultimata. Li andremo semplicemente a scollare direttamente nella nostra cipolla rossa. Quindi li facciamo che saltare fatto un po'. Appassire. Sì, li facciamo saltare. Bah, questo piatto secondo me è gustosissimo. Semplice, gustoso. Quei piatti che piacciono a me. Mi fa pensare anche a un piatto, cioè non avrei capito che si tratta di un piatto della Lombardia, perché comunque vederlo così sembra quasi un piatto nostrano, un piatto abruzzese. Perché è molto rustico, molto semplice e anche dai gusti intensi. Praticamente questa pasta che dà la particolarità, perché noi non facciamo paste col grano saraceno. Sì, infatti, è vero, quella è proprio la particolarità. La nostra farina, diciamo che ci appartiene nel nostro DNA, la farina di grano duro, il senatore Cappelli. Sì, assolutamente sì. Oppure Solina, che è il grano tenero. Anche se si possono acquistare tranquillamente queste farine, adesso si trovano e possiamo fare questa ricetta, però si sa che non è una ricetta abruzzese. Allora, ecco qua. Ci siamo. Il nostro piatto è pronto, possiamo passare all'impiatto. Bene, chef. E qui, anche questa fase, l'impiattamento credo sia veramente essenziale. Semplice. Mazza, che profumo di cipolla e broccoli, a me piacciono tantissimo, entrambi. E poi devo dire che ci sono tanti broccoli, quindi comunque sì, è anche un piatto povero anche di glutine, perché comunque il grano saraceno, se non ricordo male, è senza glutine, naturalmente senza glutine. Contiene pochissimo, basso glutine. Esatto, e quindi veramente piatto. Allora, perfetto. I nostri pizzoccheri con broccoli e salsiccia rossa sono pronti, semplicissimi, buoni, un piatto della Lombardia.
praticamente la zona della Valtellina, un po' più precisamente. E non vi resta che provare a fare questo piatto semplice, meraviglioso, aromatico, gustoso, anche a casa vostra, e fateci sapere se ci siete riusciti, ma noi non abbiamo dubbi a riguardo perché il piatto è veramente semplice, e pubblicate le vostre foto sulla nostra pagina Facebook e noi vi aspettiamo tutti i giorni su Rete 8, Chef in Cucina. A domani. Ciao. I legumi possono creare alcuni disturbi a livello gastrointestinale come gonfiore e flatulenza. Possiamo aiutare nel ridurre questi effetti collaterali aggiungendo semi di finocchio e alloro durante la cottura del legume.